Allacciare a quello che diceva Luca Rivasa sul tema delle pratiche sociali che nel frattempo dal 2007 ad oggi si sono sviluppate, per segnalare che tra queste pratiche sociali, oltre alle occupazioni, poi forse un giorno dovremo fare anche una distinzione tra occupazioni in funzione costituente o istituente come questa, come quella di Cinema Palazzo, in cui si produce un'attività di interesse generale, un servizio culturale. E altre occupazioni che invece vengono fatte con una logica che forse è simile a quella, insomma, predatoria di altri fenomeni, no? Quindi, nell'ottica appunto di escludere dall'uso e non di includere, quindi non con la logica dell'apertura. Però tra queste altre pratiche sociali e che possono giustificare anche una visione meno pessimistica del ruolo delle istituzioni, ci sono tutte quelle pratiche che in qualche modo hanno trovato un riconoscimento formale da parte delle amministrazioni locali. Qui poi abbiamo un ex rappresentante di un'amministrazione locale che in qualche modo si è adoperata per fare sì che queste pratiche venissero riconosciute, come con il caso dell'ex asilo Filangieri, ma al di là di questo, il Comune di Milano ha fatto lo stesso con le linee guida sugli edifici abbandonati. Ci sono diversi casi nei quali occupazioni in funzione costituente si sono evolute in forme di governance, cioè di gestione condivisa dei beni comuni. Quindi secondo me dovremmo ragionare anche sull'integrazione dell'indice, perché un profilo che secondo me manca a titolo primo è quello della gestione, i profili gestori. Io con Gregorio Arena e altri, con il laboratorio per la sussidiarietà, stiamo collaborando con il Comune di Bologna per stendere una sorta di regolamento sulla collaborazione fra amministrazione e cittadini per la creazione di usi civici metropolitani, cioè di forme di gestione condivisa dei beni comuni urbani, che trovano poi la loro estrinsecazione anche in soggetti giuridici, possono trovare anche l'estrinsecazione in soggetti giuridici come appunto quelli delle fondazioni, piuttosto che altre forme anche conosciute dal nostro ordinamento, anche per voi dire, i patrimoni separati, ci sono le ASBUC per gli usi civici, insomma i comitati. Ad esempio a Bologna esiste il comitato del portico di San Luca, cioè una formula giuridica in un soggetto che gestisce un bene. E poi vorrei che si facesse, cioè, il tema che Stefano Rodotà poneva, cioè quello di definire l'ambito oggettivo del nostro lavoro, e cioè la distinzione tra beni comuni materiali e immateriali, è importantissima. Io sono dell'opinione che forse si potrebbe adottare questo approccio, cioè si parla dei beni comuni materiali, a partire da questi però noi sappiamo che la gestione, o la cura civica, la cura diretta da parte dei cittadini, delle persone, anche in base all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, perché non ce lo dimentichiamo mai, c'è una legalità costituzionale che forse mette fuori gioco la legalità formale in alcuni casi. In qualche modo, dicevo, potremmo immaginare che i beni comuni immateriali sono le esternalità positive prodotte dalla gestione, dalla cura diretta, quindi la cultura, che è il bene comune immateriale derivante dalla gestione condivisa in futuro, per esempio del Teatro Valle, può essere una delle esternalità positive. E questo mi conduce al tema delle nuisances, cioè delle esternalità negative. Io sono sicuro e sono convinto, ma non sono un civilista e quindi mi fermo qui e lo pongo, che all'interno dell'ordinamento esistono già, sono stati citati gli atti emulativi, insomma l'emulazione, la derelizione della proprietà, ma io mi sono sempre fermato a riflettere sul secondo comma dell'articolo 838 del Codice Civile, laddove parla del deperimento del bene che può nuocere al decoro della città o delle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica, e che questo giustifica l'espropriazione, per esempio. Adesso io non so, mi fermo qui, però voglio dire, un punto di emersione di questi profili c'è già nell'ordinamento che e può non essere utile. giustificato, mentre potrebbe giustificarlo. Comunque. E quindi io direi, appunto, poi tornando, dobbiamo secondo me distinguere anche come fa Stefano De Sentis tra valori e beni. Secondo me i valori sono prodotti dalla coltivazione, dalla preservazione e dalla manutenzione civica dei beni comuni, ma i valori, i beni comuni immateriali, difficilmente possiamo immaginare forme di gestione.
gestione, cioè la sanità non è un bene comune, è il servizio, il bene comune è la salute.